A mio giudizio, la posizione di Calenda è una posizione che merita il rispetto, anche perché l'alternativa è fare una telenovela inspiegabile. Io sono molto colpito dall'atteggiamento di azione di Calenda, perché avevamo deciso insieme di fare una federazione e hanno lasciato le cose a metà. Purtroppo nel caso di Carlo questa è una caratteristica che prima delle europee, è bene ricordare, lui ha già dimostrato, ad esempio, quando si è candidato al Parlamento europeo è entrato e poi ha lasciato a metà. Quando si è candidato al Consiglio Comunale di Roma ha detto che sarebbe rimasto consigliere comunale e poi si è dimesso. Però io non ho nessun tipo di ostilità nei suoi confronti. Così almeno chiariamo definitivamente. L'ho voluto viceministro quando era stato sconfitto alle elezioni del 2013. Lui era rimasto fuori dal Parlamento, io l'ho voluto viceministro. Poi l'ho voluto ambasciatore. Poi l'ho voluto ministro. Poi l'ho sostenuto alle europee, quelle da cui si è dimesso prima. Poi l'ho sostenuto al Comune di Roma, quello da cui si è dimesso prima. Poi l'ho sostenuto alla federazione, quello che ha lasciato a metà. Da parte mia, piano rispetto, non vuole stare con noi, io ho una scommessa che quella è europea. Non sto dentro il litigio quotidiano, come vedete. Auguri di buon lavoro a Azione e a Calenda. Permettetemi di dire che noi non lasceremo le cose a metà.